Buongiorno, siamo qua con Luciana Castellina che ha appena tenuto un incontro presso lo Spazio 200 a tema per presentare il suo ultimo romanzo Amori comunisti. Nel corso dell'incontro lei ha parlato di lotta e del suo significato, e del significato che soprattutto ha per i personaggi del suo libro. Vorremmo quindi chiederle cosa rappresenta per lei la lotta e il rapporto tra l'amore e la lotta. Beh, si lotta per amore, perché la lotta vuol dire, ma insomma intendiamoci, ci sono anche le lotte corpo a corpo, quelle individuali. Io parlo di lotta, quando si fa una lotta collettiva vuol dire che si stabilisce una relazione e quindi in qualche modo un amore. Si lotta perché per l'amore dell'umanità in generale. Certo, si può anche lottare per delle cause orribili, ma insomma diciamo che la relazione con gli umani è sempre una cosa positiva. E sempre a tema di lotta, libertà, una delle 5 domande del salone è proprio: che cosa voglio dall'arte, libertà o rivoluzione? Per lei cosa significa? Sai che questa è una discussione che si è fatta molto a lungo. L'arte è bella perché è rivoluzionaria, oppure invece è rivoluzionaria perché è arte? È una grande discussione. Beh, l'arte è arte ed è particolarmente arte se rivoluziona in questo senso, che l'arte è l'arte, gli artisti, questo vale per la pittura come per la scrittura come per il cinema, sono grandi artisti quando riescono ad anticipare, a percepire qualche cosa della società che è ancora invisibile, e questo è quello che li rende arte, no? La capacità di intuire. E in questo senso intuire un passo, per esempio il 1968, discutiamo di una cosa attuale, prima del 68 sono stati dei film straordinari, penso a Fragole e Sangue, Americano, i film di Bertolucci, i film di Bellocchio, che hanno percepito che stava accadendo qualche cosa e per questo sono stati dei grandi film rivoluzionari, perché intuire quello che ancora non è avvenuto è in qualche modo fare una rivoluzione rispetto al tempo presente. Grazie mille.